La giornata della memoria è per la città di Napoli un impegno oggi per il nostro progetto di presente. Memoria infatti delle grandi ingiustizie del passato vuol dire impegnarci oggi affinché non accada più ad altri ciò che è accaduto alla comunità ebraica. Oggi questo impegno di memoria passa attraverso le mura, i luoghi, le piazze, gli slarghi, i nomi della città di Napoli. Dare un nome alle cose è importante. Infatti pensiamoci cosa fu fatto quando venivano deportati gli ebrei nei campi di concentramento. Gli veniva tolto il nome e quel nome diventava un numero sul loro braccio. Ecco, i nomi sono la nostra storia e la nostra identità ed è dal Borgo Refici per Luciana Pacifici che inizia la nostra giornata, una giornata che la città di Napoli e tutte le istituzioni hanno dedicato a questo segno così vivo della memoria. Poco più di un anno fa abbiamo voluto che anche la città di Napoli avesse le proprie pietre d'inciampo che ricordano nomi e cognomi, biografie di 9 persone, donne, uomini e bambini che da questo portone, quello che è alle mie spalle, hanno iniziato il proprio calvario, la propria fuga da Napoli, dalla nostra città, che poi li ha portati a morire in un campo di sterminio. Il 27 gennaio è un giorno necessario per il nostro essere cittadini di un paese libero e democratico, ma soprattutto di un'Europa libera e democratica. Oggi noi non dobbiamo immaginare che sia una giornata di celebrazioni formali, ma una giornata di esercizio vero, di memoria storica e collettiva. Se noi non siamo e non ci sentiamo, ognuno di noi ambasciatori di questa memoria, che significa andare nei luoghi della formazione, le scuole adesso sono in parte chiuse e quindi è ancora più importante farlo con le giovani generazioni, nei luoghi della formazione, della cultura, raccontare quello che è successo, la più grande sospensione di diritti umani della storia dell'umanità, la più grande tragedia dell'umanità, nei campi di sterminio l'umanità è morta. Allora questo esercizio ci serve a sapere come si fa a non far accadere mai più episodi drammatici come quello che oggi ricordiamo, come la Shoah, e soprattutto a diventare, ad assumere noi stessi come collettività, come comunità, gli anticorpi necessari anche a respingere dei venti nefasti che in questo momento soffiano in Europa e nel mondo e contro cui dobbiamo assolutamente combattere. Quest'anno è l'anno in cui una nuova pietra d'inciampo nasce nella città di Napoli, nel quartiere Vomero, dedicata ad una vittima dell'olocausto di quel quartiere, De Simone, e quest'anno è anche l'anno in cui con Sua Eccellenza il Prefetto diamo dei riconoscimenti a quelli che sono i sopravvissuti del nostro territorio dell'olocausto, degli eredi importanti e speciali al quale deve andare in modo simbolico il forte abbraccio di tutta la comunità e soprattutto quel senso non di solitudine ma di profondo riconoscimento per una testimonianza molto dolorosa ma vitale per il nostro presente. Alla memoria del signor Antonio De Simone, internato in Germania dall'8 settembre 43 al 6 giugno 44, ritira la nipote, la signora Deborah Gargiulo.